Bentrovati a Focus, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Oggi venerdì santo, parliamo naturalmente dei riti e delle tradizioni del territorio vittoriese con riferimento naturalmente, come giusto che sia, anche se se ne parla sempre un po' meno, anche al territorio di Scolvitti. Lo facciamo con Andrea Traina, attore che vedremo stasera sul palco del Golgota. Buongiorno. Buongiorno. E con Marco Calabrese che invece interpreta Gesù a Scoglitti. Buongiorno. Buongiorno Marco. Andrea, comincio da te. Tutto pronto ovviamente, ieri sera le prove generali in Piazza Sei Martiri e questa sera si va in scena. Un dramma sacro che è appunto a metà tra la fede e una rappresentazione teatrale. Sì, è una curiosa e peculiarissima rappresentazione teatrale, credo forse fra le uniche al mondo che non prevede applausi. Esatto. Questa è una delle prime cose che chi ha affrontato quel palcoscenico, che comunque rimane in qualche modo un palcoscenico, ha appreso quando ha partecipato a questa sacra rappresentazione. Perché ovviamente l'atmosfera che regna in quella piazza è un'atmosfera diversa, è un'atmosfera più... di lutto. Sì, è certamente emotivamente molto carica. Io ricordo la prima volta che vi presi parte, stiamo parlando ormai di 25 anni fa, per me quindi questa sono quasi delle nozze d'argento col dramma sacro, e la piazza era completamente coperta di spettatori. Veramente la riempivano integralmente anche giù dai gradini lungo la strada verso la villa comunale e non avevo idea perché avevo assistito forse da ragazzino a un paio di volte alla sacra rappresentazione quando ancora era gestita da altri, da questa compagnia di Palermo, però da sotto è diverso, come dire. Quando io avevo in quella primissima edizione del 1992 interpretavo un prologo, ero un personaggio all'inizio proprio, aprivo il dramma e quindi salivo sulla scena di spalle appoggiato su un elemento scenografico che era stato ricostruito, un grosso capitello che stava lì in cima alla scenografia, e a un certo punto mi voltavo verso la piazza per recitare e ricordo ancora l'immagine scioccante di questa piazza gremita di migliaia di persone, centinaia di persone, non so neanche quantificare quante potessero essere, e insomma fu complicato mantenere il controllo, l'emozione è sempre tantissima e quell'emozione di allora me la riporto addosso ogni volta. Perché secondo te negli ultimi anni, come è stato detto più volte, i vittoriosi partecipano un po' meno adesso? Ma la mia idea è che per qualche motivo e per una serie anche di errori che sono stati fatti in passato, non si è trasferita questa cosa alle nuove generazioni, non si è stati in grado di coinvolgerli anche emotivamente in questo racconto e nel suo valore in qualche modo, anche da un punto di vista della tradizione, non solo da un punto di vista della religione, ma anche della tradizione culturale e storica di questa città. E quindi si è perso un appuntamento, c'è stato un momento in cui si sarebbe potuto fare questo lavoro perché erano coinvolti molti ragazzi locali, ci sono state annate prima del momento in cui poi la manifestazione è passata nelle mani artistiche di Massimo Leggio, in cui erano coinvolti anche ragazzi delle scuole di Vittoria che avevano fatto un lungo laboratorio da me diretto, che avevano fornito non solo figuranti per la scena, ma anche attori che avevano interpretato il prologo, c'era una mia allieva che fa parte di una compagnia di Vittoria che aveva interpretato, Eugenia Longobarda aveva interpretato la Maddalena, quindi c'era stato un momento in cui però poi purtroppo scelte un po' più infelici hanno allontanato i ragazzi e quindi hanno anche allontanato il collegamento con questi ragazzi e con la gioventù, e quindi il pubblico del dramma sacro in sostanza è rimasto sempre lo stesso, soltanto che il tempo passa, le persone invecchiano,
A un certo punto preferiscono guardarlo da casa perché è più comodo, perché hanno meno fastidi, e quindi la piazza si è svuotata. Quelle nuove generazioni che avrebbero dovuto colmare quei vuoti non li hanno colmati, anzi vivono questa settimana con un po' di fastidio perché impediamo loro di utilizzare la piazza come ormai sono abituati ad utilizzarla normalmente, cioè per piazzarsi lì con la macchina e fare chiacchiera. E quindi bisogna trovare un modo per riagganciare. Assolutamente sì, assolutamente. Le nuove generazioni. Perché non è un patrimonio che possiamo permetterci di perdere, assolutamente. Marco, a Scoglitti anche siete molto attivi il Venerdì Santo, però chiaramente siete un po' fagocitati, tra virgolette, da quello che succede a Vittoria. Però anche voi avete una bella processione mattutina, che tra l'altro è una processione vivente, quindi Gesù in questo caso non è un simulacro, ma è rappresentato da te già dall'anno scorso. Sì, vabbè, oltre all'anno scorso da diversi anni, sono circa già quasi 8 anni che interpreto questa bellissima parte, che è il protagonista della Via Crucis vivente. È una Via Crucis che comunque ha una storia abbastanza importante. Penso che sia una delle prime che è stata, diciamo, che si vede nel territorio ragusano. Come inizia la Via Crucis di Scoglitti? Allora, la cosa più importante, una delle parti più importanti è appunto la cattura di Gesù. La cattura che viene, diciamo, svolta in piazza Sull'Arduino con questo sfondo marino, quindi uno sfondo particolare. La storia ci insegna che è stata svolta negli orto degli ulivi. In questo caso da noi non è un vero e proprio orto, ma abbiamo questa cornice marina che fa da sfondo. Dopo la cattura di Gesù in questo caso viene portato di fronte al Tempio, che è il sagrato della chiesa di Scoglitti, di fronte a Pilato, dove i sacerdoti del Tempio, che sono Caifa e Nizek, vogliono la condanna a morte di Gesù perché lui si è professato il Messia, il re dei Giudei, ma la bestemmia, quella tra virgolette più importante, è che si professa figlio di Dio. Quindi per tale motivo loro, infuriati da una bestemmia importante, lo portano di fronte al Pilato per questa, condanna a morte. In un primo momento si sa che Pilato è un po' restio a questa cosa, anche perché la moglie Claudia diceva che in sogno aveva sognato questo uomo innocente, quindi suggerisce al marito di non condannarlo. Però inizia a vedere Pilato che la folla vuole condannare Gesù. È arrivato a un certo punto, perché i capi del Tempio dicono che se liberi Gesù non sei amico di Cesare. Come Pilato è altro che amico di Cesare, a un certo punto condanna Gesù con il famoso "io me ne lavo le mani". Esatto, e tutto questo culmina a mezzogiorno, no? Con sì, la scena della crocifissione, una scena molto ricca anche questa di pathos. Sì, perché dopo questa condanna a morte per le vie di Scoglitti è bello che soprattutto gli scoglittiesi aspettano il momento della caduta, che le cadute sono 3 di Gesù, della Via Crucis, sì. Quindi si aspetta "a caruta ro Signore", che è abbastanza bella, perché proprio in quel caso io cado per terra, la croce sbattendo a terra fa rumore, quindi abbastanza suggestiva, sì, comunque. Suggestiva. Colpisce, sì, abbastanza. E poi, dopo le 3 cadute è bello anche l'incontro con la mamma, Maria. E in questo caso Maria piange veramente. Cioè, quindi si vede questo. Maria da chi è interpretata? Quest'anno da Katia Macauda, è una ragazza anche lei di Scoglitti. Tutti siamo di Scoglitti, sì. E niente, come ti dicevo, arrivato a un certo punto la processione finisce con la 3ª caduta, quindi poi saliamo sul Golgota, questo piccolo Golgota che abbiamo a Scoglitti, dove in quel momento non vengo messo io in croce, io vengo messo da parte, quindi mi defilo un po',
Ed è bella la scena che è della crocifissione, questo simulacro in cartapesta dell'Ottocento che viene innalzato e da lì inizierà l'attesa per il dramma sacro della sera. Ovviamente. Hai portato due oggetti molto caratteristici. Sì, allora questo qua è un... è uno dei, diciamo, quello che dà l'inizio alla Pasqua, al trito pasquale. Viene suonato durante la consacrazione, cioè durante l'Eucaristia, il Giovedì Santo. Perché di legno? Perché la liturgia vuole che le campane vengano suonate per l'ultima volta nel Gloria, per poi suonate per la prima volta, diciamo, nell'anno liturgico nuovo che è la Pasqua. Uh-huh. Quindi per due giorni in tutte le chiese del mondo le campane vengono tra virgolette legate. Sì, sì. Per poi con il Gloria del Sabato Santo verranno sciolte. Uh-huh. Quindi il suono della battola, che in italiano, in siciliano è la troccola, e, diciamo, è un suono abbastanza, diciamo, lugubre, che fa secco. Sì, è molto secco, quindi durante questo suono in chiesa c'è qualche persona che addirittura prova un'emozione particolare, mentre questa, vabbè, l'ho portata perché più tardi la metterò, anzi me la metteranno, quindi è una, diciamo, una corona di spine quasi vera, dove le spine sono state tolte, perché altrimenti insomma mi farei male, quindi... Va bene calarsi nella parte, ma nei limiti. Bene, grazie Marco per averci portato dentro il mondo della sacra rappresentazione con questi due oggetti. Andrea, tu invece interpreti Nisek, l'anno scorso eri Misandro, come sarà il tuo Nisek? Sì, sempre cattivo è? Sempre sì. Cattivo è, gioco sempre nella stessa squadra, nella squadra dei cattivi. L'anno scorso ero Misandro, quest'anno con Alessandro Sparacino abbiamo invertito i nostri ruoli, così anche per cercare delle chiavi interpretative un po' diverse, per non ricalcare sempre gli stessi moduli. Il mio Nisek sarà, spero, quello che dovrebbe essere sulla base del testo da cui origina, e cioè un cattivo cerebrale che basa tutta la sua forza sulla parola, che a differenza di Misandro, che invece... un cattivo fisico che minaccia continuamente di venire alle mani con qualcuno, no? Ci sono quelle famose battute che tutti ricordano, combatti meco, se vuoi, gente aduna, eccetera, eccetera, cioè lui vuole venire alle mani con chiunque. Nisek invece una violenza psicologica. È la rappresentazione in sostanza del pensiero illuminista che all'epoca dell'autore era così forte, e quindi lui parla per sofismi, cerca di rimettere tutto insieme semplicemente ragionando con la parola, e quindi è molto interessante come personaggio da esplorare, perché credo sia anche molto moderno, diciamo. Adesso noi siamo continuamente immersi in un tipo di comunicazione che tende a convincerci di qualcosa attraverso l'uso delle parole, attraverso una retorica ben congegnata, questo a tutti i livelli. Basta accendere la televisione, c'è sempre qualcuno che sta cercando di convincerci di qualcosa, e quindi lavorare su questo tipo di registro interpretativo è interessante, perché è una cattiveria che non deve necessariamente sfogarsi in modo plateale, ma lavora così ai fianchi, utilizzando appunto la lingua come arma affilata in questo caso. Il dramma sacro potrebbe diventare un documentario, è stato detto anche in conferenza stampa quando è stato presentato il dramma sacro. Vogliamo scendere un po' nel dettaglio di questo progetto? Sì, questa è un'idea, è una proposta che appunto ho lanciato durante la conferenza stampa, che si ricollega a quello che dicevamo proprio poco fa, e cioè la possibilità di riconnettersi anche alle nuove generazioni, di spiegare alle nuove generazioni che cosa è stato, che cos'è, che cosa potrebbe essere, che cosa potrebbe tornare ad essere il dramma sacro per questa città. È chiaro che quello che ho detto in conferenza stampa è
per fare comunicazione, io ovviamente mi intendo di comunicazione, lavoro nella comunicazione, recitare è solo una parte del mio lavoro, in realtà io poi mi occupo sostanzialmente di cinema, quindi di linguaggio audiovisivo, eccetera. E per fare buona comunicazione occorrono due cose fondamentalmente, un messaggio importante, interessante, e qualcuno a cui comunicarlo. Se uno di questi due elementi viene meno, allora c'è qualcosa che non va, non si può fare comunicazione. Allora noi abbiamo il giusto mezzo. È il giusto mezzo, noi abbiamo un buon messaggio, qualcosa di importante, ma il nostro interlocutore a poco sta svanendo nel nulla, quindi lo dobbiamo riacchiappare. E allora l'idea sarebbe quella di realizzare un documentario, quindi un prodotto audiovisivo che intanto, proprio perché utilizza il linguaggio delle immagini, che è un linguaggio più immediato, più diretto, a cui tutti siamo più abituati, ormai soprattutto i ragazzi. Naturalmente insomma, il modo in cui comunicano oggi come oggi con il mondo esterno è soprattutto fatto di schermi e poco di pagine stampate, per cui riuscire a raccontare attraverso peraltro tutte le immagini che possono essere raccolte, questa emittente televisiva certamente ha nei suoi archivi moltissime edizioni, tutte le edizioni credo degli ultimi 25 anni del dramma sacro, a cui si può attingere per raccontare anche una storia così puntuale, visiva, interessante, andando a intervistare i professionisti che ne hanno fatto parte, ricostruendone la storia, utilizzando qualunque tipo di materiale, dalle fotografie ai filmati d'epoca, tutto ciò che è possibile recuperare anche con la collaborazione dei vittoriesi stessi. La mia idea è di farne non qualcosa che si realizza e si esaurisce in qualche segreta stanza, ma che invece coinvolga fin dall'inizio la città stessa, la città tutta, non solo a partire dalle istituzioni ovviamente, quindi l'amministrazione, la parrocchia, la congrega del Crocifisso, ma anche la cittadinanza stessa, perché quello che dal mio punto di vista è importante è non farne un prodotto didattico, cioè poi dovrà assolvere anche eventualmente questa funzione, ma dovrà essere qualcosa che raccolga emotivamente lo spettatore di questo documentario, perché possa esserne coinvolto. Le emozioni sono il modo attraverso cui noi ci rapportiamo al mondo e attraverso cui noi possiamo riagganciare l'attenzione persa delle generazioni che non la seguono più. Marco, il testo su cui si basa il dramma sacro di Scoglitti è uguale a quello di Vittoria, il testo del marchese Alfonso Ricca, però mi dicevi che forse cambia qualcosa nella dialettica. Sì, appunto la differenza sta che a Vittoria, essendo comunque dei professionisti, diciamo si nota un po' del sarcasmo, una linea un po' più fluida, mentre da noi diciamo, la dialettica è ben diversa, il sarcasmo viene meno, quindi tra virgolette siamo più aggressivi e tendiamo di aumentare il tono della voce, perché da anni si è fatto sempre così. Perché appunto mi ricordo che, cioè no, io non me lo ricordo, mi dicevano che quando non c'erano i microfoni la tendenza era quella di alzare la voce, certo. E quindi da noi si nota anche una certa cantilena, che oggi è quella cantilena che gli scoglittesi vogliono sentire, perché noi negli anni la stiamo affinando comunque, però diciamo, il timbro resta quello. Altrimenti a volte capita che poi ad un certo punto durante il dramma sacro in piazza iniziano ad andarsene le persone, quindi cerchiamo di mantenere non so come dirlo, comunque quella grinta, in modo da incuriosire e trattenere più lo spettatore. Una cosa molto carina che mi dicevi è che è una tradizione questa che si trasmette di padre in figlio. Sì, questa è anche una mia esperienza, diciamo, personale, perché nel mio caso mio padre per diversi anni ha fatto il centurione, che è la parte che da 3 anni la faccio io, ma anche altri amici che comunque
fanno parte del cast del dramma sacro di Scoglitti, loro volta chi lo zio, chi il, diciamo, il fratello, chi il papà. È una bella cosa perché, come diceva Andrea poco fa, sono delle tradizioni che via via nel tempo purtroppo hanno i loro momenti di picco, ma negli ultimi anni il calo, quindi da noi c'è questa cosa da padre in figlio. Infatti, per esempio, l'anno scorso ho pubblicato una foto dove c'era mio padre negli anni 90 con lo stesso vestito, c'ero io negli anni, cioè, nel 2000, sì, adesso è una bella cosa. Mm-hmm, assolutamente. E un'altra cosa che ci tenevi a fare era un ringraziamento alla comunità scoglittiese e non solo, che si stringe tutta in occasione del venerdì. Sì, allora innanzitutto voglio ringraziare i fedeli e i commercianti di Scoglitti che ogni anno puntualmente con il loro contributo, le loro offerte fanno sì che questa tradizione non venga perduta. Un altro ringraziamento va al sindaco per aver patrocinato questa nostra bellissima tradizione, e poi un ringraziamento va a tutti i ragazzi che siamo abbastanza, quindi tutto il cast di Scoglitti che, come dicevo all'inizio, proviamo per diversi mesi, quindi cominciato a gennaio, sì addirittura, perché comunque è abbastanza difficile, soprattutto quando per la prima volta c'è un attore che deve fare la parte per la prima volta, quindi ha bisogno di più prove. E poi basta, i ringraziamenti li ho fatti tutti e buona Pasqua. Andrea, voi cominciate un po' dopo a provare. Noi cominciamo un po' dopo, no, è molto interessante quello che dice, perché in effetti loro hanno in qualche modo mantenuto quella genuinità, più viva, sì, una tradizione che poi era la stessa che si svolgeva, identica anche a Vittoria in anni remoti, cioè anche qui ovviamente là il dramma sacro era interpretato da non attori, cioè da giovani locali, anche più anziani. Non, alle origini non c'erano ovviamente ruoli femminili, o meglio, i ruoli femminili del dramma erano interpretati anche quelli da uomini, sì, come uomini si soleva fare, da bambini per esempio, che avevano la voce ancora bianca. Si provava per mesi, io ho racconti più o meno diretti anche qui da discendenti di vecchi attori di questo dramma sacro che si perde nella notte dei tempi. Si faceva anche una cosa che non so se voi la fate, cioè per preparare gli attori al venerdì si andava nelle case a presentare, a rappresentare il testo nelle case delle persone per avere un primo feedback, come si dice oggi con parole straniere, della resa, perché appunto non erano attori, quindi non avevano la dimestichezza con un pubblico. Insomma, tutte delle cose che ovviamente quando poi il dramma è passato nelle mani dei professionisti si sono perse, così come anche lo stesso tipo di cadenza, che è una naturale tendenza che dà il verso in decasillabi, esatto, che porta l'attore non professionista a ragionare seguendo quel metro e quindi a declamare i versi in un certo modo, anche e soprattutto per l'assenza dei microfoni che portava ad usare la voce in un certo modo. Anche questo vale la pena di essere raccontato, ma soprattutto, ripeto e ribadisco, bisogna coinvolgere i più giovani per evitare che anche un edificio così importante storicamente come il nostro teatro comunale venga ridotto ad una gradinata dalla quale semplicemente assistere allo struscio del sabato sera, perché i ragazzi sono piuttosto seduti su quei gradini che invece all'interno in platea si fermano davanti alle porte. Esatto. Hai ragione.
dobbiamo chiudere, il tempo a nostra disposizione è finito e allora Andrea vogliamo invitare tutti a venire a Vittoria. L'appuntamento per stasera alle 20:30, il mio invito è sempre quello di venire in piazza perché le emozioni, adesso questo lo dico nel posto sbagliato, nel senso però è il servizio che fanno le televisioni, che fa ormai unicamente 20 Sicilia, di raccontare a chi non può venire e rimane ovviamente importante e fondamentale, ma la fruizione dalla piazza è un'emozione diversa che io invito tutti a riscoprire. È uno spettacolo teatrale, vederlo in teatro, vederlo in TV ce ne passa assolutamente. Grazie Andrea. Marco, un invito a seguire mi associo a quello che ha detto Andrea, quindi, la rappresentazione accogliente. Perché dal vivo è tutta un'altra cosa, soprattutto le musiche e fanno venire la pelle d'oca, piuttosto che restare a casa invito a venire a Scoglitti alle 20:30, sì, super giù al Canal del Sole, quindi l'orario è quello. Grazie per essere stati i nostri ospiti, grazie a voi che ci avete seguito e mi raccomando sintonizzatevi su Eventi Sicilia a partire dalle 11:30 per la diretta dei riti mattutini, poi questa sera più o meno dalle 20, solo se impossibilitati, altrimenti in piazza Sei Martiri. Grazie a tutti e auguri di buona Pasqua.